Il professor Francesco Panteghini, in una lettera aperta, ha voluto stendere le motivazioni che lo hanno spinto a scrivere il volume ora in libreria, La bella del bosco addormentato e altre meraviglie, indirizzandola agli insegnanti e ai genitori. Rende noto di essersi accorto che i ragazzi e le ragazze faticano a immaginare storie che finiscano bene, in quanto, afferma, replicano i modelli che hanno imparato dall'ambiente circostante, soprattutto dagli ambienti virtuali dei videogiochi e dei social. La cultura materialistica lancia messaggi inquietanti dove la tragedia, la violenza, l'orrore, la depressione e l'esaltazione egoistica la fanno da padrone, afferma, lasciando la sensazione nelle menti giovani che i comportamenti che servono a vincere nei videogiochi si debbano replicare nella realtà. Le fiabe invece vengono in aiuto dei bimbi con una secolare esperienza nell'insegnare i rudimenti di come vivere bene la propria vita. I protagonisti, infatti, sono proprio bambini e ragazzi che intraprendono un percorso di crescita costellato di sfide, fallimenti e successi che li porterà con certezza a trionfare. In ogni vera fiaba, il lieto fine è sempre garantito, proprio per insegnare a ogni bimbo che riuscirà a realizzarsi al meglio, anche se tutto sembra contro di lui. Per il professor Panteghini, le fiabe sono quindi modelli di successo nella vita. Modelli positivi aiutano a capire quanto sia importante dare fiducia alle proprie capacità, imparando ad accogliere ogni esperienza per trarne un insegnamento che permetta di migliorarsi. E conclude: non dobbiamo avere paura di valutare e, se necessario, vietare o allontanare materiali ed esperienze negative. Allora, siamo alla cama, pesca della cama qua ai saloni e la cama ha deciso di iniziare il servizio di pulizia del pesce. È assolutamente obbligatorio la prenotazione per la pulizia del pesce. Se qualcuno giustamente vuole prima venire a vedere il pesce, voi sapete qua avete il prezzo, avete la qualità, per la pulizia passa magari pomeriggio o passa più tardi. La prenotazione si chiede almeno il giorno prima e al numero WhatsApp 334-6698-158. Vi ricordiamo che venire qui in pescheria è comodissimo, c'è un ampio parcheggio, quindi diciamo, evitate qualsiasi tipo di stress.